Noi due abbiamo avuto sempre gli stessi ideali. Noi due. Aiuto, stop! Stop! Cosa fai? Cosa stai facendo? Non c'è nessun bacio qui. Ma noi ci guardiamo in un modo speciale. Ma in che modo vi guardate? Siamo innamorati, ci dobbiamo baciare. Tra noi due c'è una storia d'amore, questa è una scena d'amore. Ma quale scena d'amore? Questa è una scena in cui parlate di politica, di scelte politiche. Questa è la cosa importante. Ma chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore, no? Potrebbe essere. Silvio, ti ci metti pure tu. Perché escluderlo? Il comunismo non c'è più, il cinema sta messo maluccio quello che lui vuole fare, perché insomma è sempre più a disagio. Come la mettiamo? Non è che magari è sbagliato lui, visto che tutto sta cambiando, no? Intorno a lui. Invece penso che sia per quanto riguarda Giovanni, il personaggio che lo interpreta, non casualmente, sia per quanto riguarda me, questo film riafferma la forza del cinema. Sì, certo, il pubblico non è quello quantitativamente degli anni 60 e 70, nemmeno quello di 10 anni fa, però il cinema conserva intatto la sua forza. Azione! Il tuo film è un film sovversivo! Pier, non esagerare, dai! Sì, sovversivo! Quando io penso un film, lo penso sempre, sempre, per spettatori che stanno seduti al buio dentro un cinema e non a casa con la luce accesa davanti alla TV, al computer. E quindi, secondo me, questa forza gliela dobbiamo restituire al cinema. Notre rendez-vous est confirmé chez Netflix. I nostri prodotti sono visti in 190 paesi. 190 paesi? 190 paesi. Mm. Purtroppo la sua sceneggiatura è uno slow burner che non esplode. No. No. Puff. Io infatti sono partito da quello che manca, ma insomma il sole c'è, no? Mi sembra. Beh, insomma, c'è il sole dell'amore, il sole del cinema e anche il sole della politica immaginata, diversa da come è successa nella realtà. Parliamo di tutto, di politica, di cinema, di lavoro. Io e Giovanni siamo sempre stati così, abbiamo sempre parlato di tutto. Di tutto tranne che di noi due. Aiuto, stop! Sposati. Cioè, qui finisci. Da... Fratelli. Fratelli, c'è stato in mezzo, non ce lo scordiamo perché sì, era bello. Qui, insomma. No. Però. Scherzando, stavo ironizzando. Così. Sposatissimi in tre piani. Sposatissimi in tre piani. Insomma, qui inizia ad esserci qualche cedimento. Sì, ma infatti, così, non ho insomma, capito se al prossimo film ci sarà una nuova moglie. Perché su questo ancora non abbiamo parlato. Oh, però comunque, ho visto che. Ho visto che con la Populova si sta guardando intorno perché insomma sto sol dell'avvenire. Devo dire, scusa se ti interrompo Margherita, che ora lei ha una diversa consapevolezza, sì, perché tra quando ha recitato con me e oggi in questo intervallo di tempo ha fatto un suo film da regista, quindi c'è una nuova consapevolezza parlando del set. Ma io infatti volevo farlo lavorare, ma per fargliele pagare insomma un po' tutte, ma lui giustamente furbetto ha detto no, non posso, devo montare il film, come fai? Va bene, ti aspettiamo assolutamente anche in questa al barco. No, assolutamente. Penso che non lo presenterò mai questo film. Il 21 settembre 2023 in 216 copie. Quindi va a Venezia, insomma, mi stai dando una notizia. Ah, va bene. No, sì, questa è una notizia. Ma che sì, non ho finito. Non so ancora l'eccezione. Lontano, lontano nel tempo. Tanto ho tutto. Ho i sonniferi, gli antidepressivi, la crema per il viso, ce l'hai? No, la crema non ce l'ho. Scusa, prendi gli antidepressivi. E come fai senza crema per il viso? Intanto voi andate a Cannes e questa mi sembra insomma sempre una cosa bella. Sempre molto emozionante perché i film belli italiani ci sono, i registi e registe italiani bravi ci sono, i guizzi ci sono sempre, però quello che manca
è la cura intorno a questi film, l'attenzione di un ambiente attorno al cinema come fatto industriale e come fatto artistico. La Francia questa cura la dà ai film, ai registi, al cinema come arte, al cinema come industria. E deve sempre dire la sua su tutto, è sfiancante. Che dici, posso ricominciare il film con un'altra attrice e rigirare tutto? L'abbiamo fatto altre volte. No, non lo puoi fare di nuovo, no, questa volta no. Lo so, lei è complicata, però ti dà tante cose. Però deve obbedire. E non deve più presentarsi sul set con i sabot, che io odio, e tu lo sai. Però non le hai detto niente. Ah, perché secondo te io Se il piede è coperto davanti, deve essere coperto anche dietro. Non vedo le dita, allora non voglio vedere nemmeno il calcagno. Il cinema per te adesso che cosa è? Non è che io ho una tenacia ottusa, però se devo essere sincero anche con me stesso, io rispetto a 40, 50 anni fa ho intatta la stessa voglia di raccontare storie al cinema come regista e intatto lo stesso desiderio come spettatore di vedere al cinema storie raccontate da altri. Certo, lo so benissimo che il pubblico non è più quello di 40 anni fa, però io faccio finta di niente. Bene, abbiamo finito il tempo, io vi aspetto a Cannes, chissà che vi inventerete quest'anno, perché io me lo ricordo. Io mi metto lo smoking fatto. E lui un vestito lungo di seta. Ecco, va bene, allora lo sappiamo già, in bocca al lupo.